questo bellissimo posticino che ci ha ospitato. E mi prendo quest'ora, speriamo che si veda qualcosa, solo esclusivamente per mostrarvi la strada da incubo che abbiamo fatto all'andata. Adesso la faremo in discesa. Pericoloso. Incontro. Ah, eccoci qua. Allora, dopo la discesa che vi ho fatto vedere stamattina, siamo scesi da 1800 metri, siamo arrivati a 1200, perché la nostra idea è quella di, come dicevo prima, dicevo negli altri video, che questa è una zona di fragole. Per cui qua a 1200 metri siamo scesi, esattamente nella frazione Tratla, c'è questo centro visite di cultura Martelli, cultura della Val Martelli, in cui appunto è zona il mondo della fragola Alto Atesino. Turisti info, vedete bottega del contadino, centro imprese giovani, bar e ristoranti. C'è una piccola, anzi piccola, un sentiero a dislivello zero, un anello di 2 chilometri che appunto ha detto sentiero delle fragole, ed è quello che vogliamo fare. Adesso cerchiamo il sentiero numero 22, questo anche detto via Claudia Augusta.
l'ho mai visto. Allora, ho comprato una vasetta, una scatolina con un cartone di fragole, poi ho comprato le fragole della Val Martello e la magia d'inverno, i frutti di bosco con vin brûlé. Una spesa abbastanza importante perché non è che me l'hanno regalato, però faremo una bella colazione. Allora, la bellezza di questo posto è che, adesso faccio fare un tour panoramico, è praticamente un centro dove c'è il bar, l'arrampicata, il centro visite, appunto, dove vendono le fragole, i parcheggi, varie indicazioni, gioco, mini golf per i bambini, giochi pubblici, un posto curato. Noi nelle nostre città, nelle nostre parti ce le sogniamo queste cose. Comunque tantissima roba, veramente bello, pieno di bambini con famiglie, logico. Abbiamo capito dove prendere la strada per fare il sentiero delle fragole. Praticamente oltre questo cartello 200 metri più avanti, sulla destra, in fondo si vede un cartellino, bisogna attraversare il ponte a destra e seguire il sentiero numero 22. Questo è un posto fantastico sia per i cani, perché è una bella passeggiata, vedo molto tranquilla, ma soprattutto per i bambini. C'è un centro dove spiega come fanno la marmellata e, a parte il negozio, c'è un bel palco giochi come vi ho fatto vedere. Veramente solo in Alto Adige si trovano queste cose. Complimenti. Spettacolo! Qui ci sono ribes e in fondo credo siano fragole. Prima eravamo esattamente lì. Fragole Pionieri. Senza starvi leggere, si dice che praticamente iniziarono con il ribes, che era facile da coltivare, poi passarono alle fragole, che era più difficile, e hanno dovuto anche chiamare gente da fuori. Sì, è venuto fuori il problema che doveva essere alloggiata e mantenuta questa persona. Così l'immagazzinamento e il marketing necessitano di molta prudenza e abilità. La limitata capacità di immagazzinare raccolte di singoli contadini è spesso stata sfruttata dai compratori per tenere basso il prezzo. Oggi bisogna ringraziare la visione pionieristica di quei coraggiosi contadini della Val Martello, sulla coltivazione di bacche e fragole riuscito ad imporsi nei decenni, diventando per molti contadini la prima fonte di guadagno. Allora, siamo entrati dentro il sentiero numero 22. E lì, un sottobosco stupendo, ho liberato Billy e speriamo, ma sì, guardate che colori, appena piovuto, con qualche raggio di sole, sembra di stare proprio Gollum, il mio tesoro.
alla ricerca dell'anello perduto. Billy! Vai qua, eccolo qua. Bravissimo! Bravissimo! Sì, certo. È scatenato. Siamo sul sentiero delle fragole. Allora, le fragole di bosco venivano raccolte già nel periodo neolitico, 6.000-10.000 a.C. Gli antichi scritti d'epoca romana, Virgilio, Ovidio e Plinio, decantano la fragola come frutto selvatico di particolare aroma. Solo a partire dal Medioevo la fragola di bosco venne coltivata ampiamente. In Europa la coltivazione a scopo commerciale iniziò intorno al XIX secolo. In Val Martello si coltivano fragole da circa 50 anni. Oggi la regina delle bacche è di certo il tipo di frutta più amato. Boh. Vediamo, la composizione di una fragola è composta 90 g d'acqua, 0,4 grassi, 147 potassio, 26 calcio, 15 mg magnesio e 64 mg di vitamina C.
La fragola ha varie forme. C'è la reniforme, la sferoidale, la conica arrotondata, la biconica, la conica allungata, la conica, la quasi cilindrica, la cuneiforme e la ovoidale. Nell'antichità erano apprezzate per i loro effetti curativi delle patologie riguardanti il fegato e la bile. Nel XVIII secolo le persone erano convinte degli effetti benefici del succo della bacca, l'acqua di fragola, rinforza il cuore e calma la sete. Inoltre pare avesse effetti curativi per coloro che soffrivano di epistassi, che scacciasse la varicella, la morbilla e l'itterizia. Ah, grazie alle presenti sostanze colorate, le foglie di fragola pare siano ottime contro la diarrea. Ancora oggi le farmacie vendono foglie di fragola seccate come tisana per combattere cistiti ed infiammazioni delle vie urinarie. In cosmetica, per una pelle fresca e più vellutata, si consiglia una maschera per il viso di succo di fragola e latte. Baisha. Allora, nella val martello la fragola è del tipo Elsanda. In aree più esposte ad altitudini invece si coltiva la più resistente fragola marmolada. Lo sapevate? Lo sapevate che le fragole sono simbolo di desiderio e sensualità? Lo sapevate che in Val Martello ogni 3 anni si elegge la nuova regina delle fragole dell'Alto Adige? Lo sapevate che la fragola da giardino ha origine in America? Lo sapevate che le fragole erano conosciute nell'antichità come rimedio contro disturbi al fegato e alla bile? Lo sapevate che le fragole a martello sono raccolte esclusivamente a mano? Lo sapevate che a martello si raccolgono le fragole da metà giugno a metà settembre? Lo sapevate che in Val Martello si coltivano fragole su un'area di circa 55 ettari? Lo sapevate che in Val Martello splende il sole per più di 300 giorni all'anno? Questo posso confermarlo. Lo sapevate che le fragole sono composte per il 90% di acqua? Che le fragole hanno più vitamine delle arance e dei limoni? Lo sapevate? Questo è molto interessante. Che la fragola non è un frutto, ma fa parte della famiglia degli acheni. Cosa che sia gli acheni non lo so. Guarderò dopo e vediamo se riesco a spiegarvelo, metterò nelle descrizioni. Ultima, lo sapevate che la pianta delle fragole è capace di avere frutti e fiori contemporaneamente? Ricompongo la fragola. Ah no, è così. Ricompongo la fragola. E anche il quark di oggi è finito, lo sapevate? È una delle passeggiate più soddisfacenti perché non è faticosa, c'è un paesaggio, un sottobosco, un odore, un profumo pazzesco. E si impara anche qualcosa, dai, perché si impara un po' delle fragole, si parla un po' di questo. Ho scoperto che non è un frutto, ma fa parte della famiglia delle bacche, questo non l'avrei mai detto. Abbiamo scoperto qualcosa sulla sua coltivazione, di cosa è composta.
è che il vero frutto della fragola non è il frutto in sé, ma quei semini gialli che si vedono sulla sua superficie. Mi piacerebbe riuscire a trovare una fabbrica e portarvi dentro a vedere come viene prodotta la marmellata, però qua in giro non ne vedo. E il nostro Billy, credetemi che ha il cane qua, consiglio a tutti di venire, è un posto spettacolare per lui. Ormai è più di 3 ore che è libero. Penso che si stia divertendo alla grandissima. Allora, continuiamo la nostra passeggiata sempre sul solito sentiero 22. Il paesaggio è sempre come quello di prima, l'unica differenza è che abbiamo trovato un cartello con scritto che i cani vanno tenuti a guinzaglio. Prima nel sottobosco ho tenuto libero, ma adesso non vogliono più. E allora va bene, teniamo i cani a guinzaglio. Le regole vanno rispettate, anche se Billy non è molto d'accordo. Specialmente adesso che ha l'irba tutto il giorno. Sentirsi di nuovo costretto al guinzaglio non è bello. Poi tira logicamente perché deve salire. Non è bene, ci stanchiamo il doppio io e lui. Ma le regole vanno rispettate. Billy, piano, bravo. Allora, non so se riuscirò a finire il video con questo, con questa videocamera, perché mi segna rosso, ho quasi la batteria scarica, per cui se non arrivo fino alla fine dovrò usare la reflex. Vediamo, ma non credo proprio, il signor Rossi lampeggia fra un po', sicuramente mi abbandonerà. Allora, come avevo detto prima, la mia macchinetta, quella che uso sempre, si è scaricata. Praticamente sto usando la reflex, speriamo che si veda bene e si senta lo stesso. Ho trovato una cosa strana, qua ci sono tutti dei pezzi di alberi di tronco attaccati con delle catene. Ogni albero è spiegato a che tipo gli appartiene, per cui questo è il pino cembro, l'arice, abete rosso, abete bianco, pino silvestre, ginepro, sorbo degli isolatori, petulla, frassino, eccetera eccetera eccetera. Non ho mai visto una cosa così. Il ciliegio, vediamo chi mi ispira. So che questo legno morbido, acero, fado, noce, ognello, sambuco, roverella, legno, picchioppo e metà. Ma venire qua con una scolaresca, con una gita con la scuola per farmi imparare un attimino gli alberi, non tanta roba, eh. Ok ragazzi, siamo arrivati, come avevo detto prima, ecco il punto dove siamo partiti stamattina, il centro culturale di Martello. Là dove abbiamo comprato le fragole, ci fermiamo a fare, a mangiare e bere qualcosa. Io vi ringrazio per essere stati con noi e